Nell'episodio precedente, saluto Shkodër direzione Tirana, attraverso luoghi poco sicuri e ponti a dir poco pericolanti. Nel frattempo continuo a salvare tartarughe. Raggiungo una trafficatissima Tirana e finalmente entro nella mia tanto sognata piazza Skanderberg. Ciao Tirana, cosa posso dire di te? Sicuramente non ho avuto abbastanza tempo per conoscerti. La mia prima impressione non è stata delle migliori. Una capitale per niente bella. Strana, un po' angosciante, fatiscente, che porta ancora i segni del regime. Eppure in fondo, alla fine mi hai lasciato il segno. Città sorprendente. Percepisco vitalità e voglia di cambiamento. Ho la netta impressione che sei molto più interessante di quello che sembri a prima vista. Ci ritornerò, sicuro di scoprire tanti tesori nascosti. Intanto Durazzo è a un passo. Chissà cosa mi aspetta. Questo è l'ostello che ho trovato a Durazzo. Qui ho la bicicletta, vi faccio vedere. 10 euro, colazione inclusa, tutto compreso. Il ragazzo dell'ostello mi ha suggerito di venire a mangiare qui. Cibi locali albanesi, domani si riparte, quindi proviamoli adesso. E questa? Buon appetito. Grazie. Super buonissimo, ma anche super abbondante. E c'è ancora quell'altro piatto da iniziare. Sto esplodendo. Comunque buonissimo, 10 e lode, mi hanno consigliato bene. Sono con Bosco, uno spagnolo, un cicloturista che ho incontrato questa mattina. Che parla stupendamente italiano. Parla perfettamente italiano, assolutamente. E oggi stiamo un po' insieme. E poi domani lui va a Tirana e io prendo il traghetto per Bari e torno a casa. Stiamo andando alla ricerca di un burek con l'altro. Yes. Italiano? Italiano o spagnolo? Buonissimo. Domani devi arrivare a Tirana. Figurati. Arrivo, vado, ritorno due volte.
Cosmo, com'è stato il burek? È stato buono? Buono, buonissimo. Pensavo da prima pensavo che c'era la verdura che non mi piace tanto, ma invece buonissimo. Infatti. E l'al anche super. Ci beviamo una birretta e domani andiamo a fare una pedalata insieme. Giusto? Giusto. Vai! 100 km romani. Altro amico italiano. Buongiorno, la mattina, siamo a punto. Buongiorno. Francesco d'Assisi. Prima di salutarci andiamo a fare un giro insieme in bicicletta. Un italiano e uno spagnolo in Albania. Questo è il bello del viaggio in bicicletta. Abbiamo trovato un percorso oltre il gravel questa mattina, eh? Bello, molto bello. Andiamo a fare un bel giro centro e poi andiamo a fare colazione al nostro ostello. Le mie prime opinioni su Durazzo sono tutto sommato positive. Se non fosse per la presenza delle moschee, sembrerebbe di stare in una classica cittadina turistica di mare italiana, più economica. Tanti parlano italiano ed ho trovato un'accoglienza super. Secondo me è molto interessante per fare una breve vacanza di massimo 3 giorni. Qui guardate che anfiteatro. Vediamo la signora che... Voilà! Okay. C'è mamma. Grazie. Mi dovete dire una cosa, ma con 10 euro di ostello, una colazione del genere compresa, tra cui sta arrivando anche la torta. C'è una marmellata di fichi. Grazie. È dolce. Nel frattempo ho salutato il mio nuovo amico spagnolo. Ciao Bosco, grazie mille di tutto. Per me è arrivato il momento di andare a prendere il traghetto che mi condurrà a Bari. Ma ho ancora tutto il tempo di tornare al Denon Andurres per un'ultima mega buffata.
sto dal porto di Bari direzione casa, ma c'è un piccolo grande problema. Praticamente non ho più internet, non ho più possibilità di chiamare perché ho smarrito la mia scheda italiana. Oggi è anche un festivo, è tutto chiuso, non so. Adesso al primo bar cercherò un wifi e avviserò a casa. Di solito i centri commerciali sono aperti, ma chissà dove ce n'è uno. Non posso vederlo. Grosso modo comunque non avrò grossi problemi. Io ho il mare sulla destra, basta andare sempre verso nord. E che siamo troppo legati ormai ai nostri telefonini. Molfetta! Spesso ci lamentiamo, ma questa mattina ho beccato veramente pochissimo traffico. Le strade sono molto larghe, molte piste ciclabili e molto spazio sul lato destro della carreggiata. Il percorso praticamente è quasi tutto pianeggiante e non fa neanche caldissimo. Si sta abbastanza bene nonostante il sole. Buongiorno! Ottimo! Ciclabile Adriatica! Direzione Barletta! Da Bari fino a casa sono più o meno 300 km. Mi trovo a Margherita di Savoia. Minacciosa. Il paese di Nicola di Bari. Oggi ho fatto 100 km, primo camping italiano poco prima di Manfredonia e domani spero di farne altrettanti. Ho dato una lavata ai miei vestiti, oggi li ho appesi un po' così. Questa sera pizza da sporto? Yes! Buongiorno! Che state esaurite? Guarda, meglio di così. Ciao, buongiorno! Ciao, buongiorno! Tempo fa in Puglia ho fatto il giro del Salento e quello del Gargano e questo è un pezzo dove ho già pedalato. Lesina è a un passo. Bene amici, questo mio viaggio è sostanzialmente giunto al termine. Oggi voglio salutarvi con una bella frase di Mark Twain. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Lascia gli aliseri e empiano le tue vele. Esplora. Sogna.